Mattia Ferraresi, sono il caporedattore del quotidiano Domani, vi accolgo, sono molto contento di essere qui in questa veste di ospite nel doppio senso che ha questa bella parola in italiano, perché Domani è anche partner di questo incontro che è organizzato dalla Fondazione De Gasperi in collaborazione con la Fondazione ASFRA. E questo incontro, e andiamo subito al dunque, senza esitazioni, perché ormai abbiamo imparato a usare questo mezzo che non ci consente troppe chiacchiere introduttive. E siamo qui per parlare di un libro che si chiama Gli intravisti, storie dagli ospedali psichiatrici giudiziari di Jacopo Sant'Ambrogio, che è qui con noi e ci dirà fra un po' alcune cose sul suo libro. È un libro che io mi permetto solo di dire è importante. Importante non solo perché riguarda un ambito specifico della cura psichiatrica e sul confine con il suo trattamento a livello legale e giudiziario, ma perché ci costringe tutti noi, diciamo, non del settore, noi generalisti, come tanti saranno quelli che ci stanno seguendo, ad affrontare, a metterci almeno sulle soglie di un problema che credo che la situazione che stiamo vivendo con questa pandemia ha enfatizzato, ha acuito o ci ha avvicinato al problema della cura psichiatrica e alle sue conseguenze e alle sue anche derive più socialmente complicate e difficili da gestire, perché di questo si tratta anche nel percorso che il libro ci permette di fare, tra l'altro sentendo le voci di chi vive questa condizione, quindi non solo un racconto dall'esterno, ma dall'interno. Ne approfitto per dirvi che, essendo il quotidiano Domani partner di questa bella iniziativa, ci fa piacere offrire a chi partecipa a questo incontro l'opportunità di abbonarsi con un piccolo sconto. Nella slide vedete come fare, è più semplice da fare che da dire, basta semplicemente andare sul sito editorialedomani.it nella sezione abbonati e cliccare nell'opzione abbonamento mensile e, quando viene richiesto, introdurre la parola intravisti, che è il titolo del libro per cui non è dimenticabile, e per ottenere automaticamente un 40% di sconto e così essere magari invitati a far parte di questa comunità che segue questo giornale, che, diciamo, mi fa piacere sottolineare che tenta e vuole avere a cuore anche proprio questo tipo di storie, questo tipo di sensibilità che Sant'Ambrogio racconta nel suo libro e di cui parleremo stasera. Ho già detto troppo. E lascio la parola a Lorenzo Malagola, che è il segretario generale della Fondazione De Gasperi, e direi in sequenza, senza passare da me nuovamente, introduco anche Alessandro Pirola, che è il presidente della Fondazione Adele Bonolis ASFRA, che, come ho detto già, è partner di questa bellissima iniziativa, e quindi la parola a te, Lorenzo. Grazie Mattia e buonasera a tutti. Ringrazio ciascuno di voi che è collegato nel seguire questa nuova iniziativa della Fondazione De Gasperi, appunto in collaborazione con la Fondazione Adele Bonolis del Domani. Ringrazio i nostri ospiti che poi Mattia introdurrà per aver accettato l'invito nel commentare questo libro così interessante e unico dell'amico Jacopo Sant'Ambrogio. Si tratta di una raccolta di 18 storie di un mondo che forse non c'è più o comunque si è trasformato, perché come sapete gli ospedali psichiatrici giudiziari hanno chiuso qualche anno fa, si sono trasformati in REMS, e Jacopo ha avuto l'onore e forse anche la responsabilità storica di essere l'ultimo ad entrare per fare una sorta di indagine, reportage, di raccogliere dalla viva voce degli ospiti, degli OPG, quella che era la vita in quelle strutture. Sono 18 storie che trattano di temi radicali, trattano di umanità sicuramente ferite, ma anche, possiamo dire, redente. Trattano di storie di sofferenza, di dolore, ma anche di amicizia,
di amicizia, di unità, di cura, di presa in carico. Si tratta di storie di persone che forse la società troppo spesso ha dimenticato, ma che in realtà rappresentano, almeno per me, ma credo anche per molti che hanno letto il libro, un monito a prendere sul serio la propria umanità, perché in fondo in maniera diversa viviamo certamente anche noi esperienze simili. È per questo che la Fondazione De Gasperi ha voluto sostenere questa iniziativa e la promozione di questo libro, perché ci interessano storie che possono descrivere, in grado di descrivere la vita del nostro paese, la vita dell'Italia, anche in quegli ambiti magari dimenticati o trascurati, che però possono veramente rappresentare un punto di positività, un punto anche di monito per tutti noi. Allora non aggiungo altro, perché il tempo è breve, tanti saranno gli interventi e quindi non posso far altro che ringraziarvi ancora, e lascio la parola per il suo saluto introduttivo al dottor Alessandro Pirola, presidente di ASFRA. A te, Alessandro. Grazie, grazie Lorenzo, buona serata a tutti. Sono molto lieto di partecipare ad un evento di così alto profilo scientifico e culturale e di parteciparvi personalmente a nome della Fondazione Adele Bonolis ASFRA. La Fondazione Adele Bonolis da più di 60 anni ospita pazienti psichiatrici con malattia severa e con storie molto simili a quelle raccontate nel bel volume che questa sera presentiamo, redatto dal nostro collaboratore, dottor Jacopo Sambrogio, ottimo medico psichiatra, figlio di una scuola gloriosa di cui abbiamo questa sera anche un maestro a rappresentarla. Qualche settimana fa Papa Francesco ha autorizzato il decreto di venerabilità di Adele Bonolis, la nostra fondatrice, una donna del 1909 che ha operato più significativamente nel dopoguerra, donna moderna, laica, che ha preso in carico persone con malattia psichiatrica in momenti in cui la malattia era sinonimo di automatica segregazione, o per i reati commessi, quindi con la reclusione in istituti correzionali, o per una patologia esplosa e non contenuta e quindi con il ricovero nelle strutture così ben descritte da Jacopo nei quadri che ha dipinto incontrando i frequentatori di queste strutture, gli ultimi frequentatori. Questa donna ha generato luoghi di accoglienza e di cura antesignani rispetto ad una cultura oggi molto diffusa. Case in cui riprodurre una capacità di accoglienza, di vita ordinaria. E noi siamo una di queste case che vuole continuare quell'opera di accoglienza e di cura, estendendola nel tempo e nelle forme. Estendendola nel tempo perché vorremmo proseguirla per altri lunghi tempi. Nelle forme perché abbiamo articolato 5 comunità di accoglienza variegate per intensità di offerta e per tipologia di cura e di ospiti, e stiamo ormai costruendo anche un'ultima unità di offerta non ancora individuata nelle forme canoniche classiche, che è quella di potenzialità assistita, costruire un secondo lotto di unità abitative che porterà a 15 appartamenti, quelli messi a disposizione, per un reinserimento sociale di ospiti al termine di questa attività riabilitativa di cui tanto si sente parlare nelle auspici di molti. Ma insieme all'estensione di questa azione, noi vogliamo continuare a coglierne e a recuperarne le origini di questa azione di cura. Che cosa può muovere a prendersi in carico ospiti, malati di questa tipologia, molto spesso anche autori di comportamenti lesivi, anche con una colpevolezza, se non penalmente rilevante, comunque generativa
di restrizioni e di misure. Quello che muove e genera la professionalità di cui oggi abbiamo un panel veramente qualificato di espressione massima è proprio una passione all'umano. Una passione all'umano figlia di una cultura ben rappresentata dalla Fondazione, anche dalla Fondazione De Gasperi, figlia di una cultura cristiana capace di essere laica, aperta, moderna, generativa di professionalità e inventiva di forme che normalmente sono un bene per tutti. Questo è il nostro contributo silenzioso e quotidiano di tanti operatori e di tanti gestori, e questo è il nostro contributo di testimonianza ad una serata come questa, che auguriamo benefica per molti. Grazie mille. Passo ora la parola subito a Daniele Mencarelli. Daniele Mencarelli è poeta innanzitutto, scrittore, romanziere, che è interessante, certamente sentiremo il suo intervento sul libro. Mi fa piacere ricordare non solo i suoi ultimi libri, ma il fatto che in questi ultimi libri, specialmente nell'ultimo, che si intitola Tutto chiede salvezza, ha portato i lettori, che spero siano molti fra di voi e che dopo stasera siano ancora di più, dentro alla realtà che stiamo descrivendo, e che quindi può dire qualcosa di certamente di importante sulla tematica di cui Sant'Ambrogio si è occupato e che questa sera stiamo parlando, benché da un punto di vista non di un medico o di un professionista, ma da un altro punto di vista che trovo, credo sia altrettanto rilevante, altrettanto capace di permetterci anche a noi, diciamo laici della materia, permetterci di entrare dentro una questione così decisiva, come anche ha ricordato Lorenzo Malagola prima. La parola a te, Daniele. E buonasera a tutti, ringrazio Jacopo per questa opportunità e gli altri ospiti. E a me sono molte le cose che interessano in termini di riflessioni rispetto al libro. Innanzitutto il fatto che questo sia un bel saggio, cioè sia un libro scritto bene, e parlando di libri la mediazione della lingua è fondamentale, troppo spesso ce ne dimentichiamo. Invece questo è un libro bello da leggere perché offre 18 storie che declinano la nostra natura sino alla sua massima estensione, fino al suo estremo. E in fondo Sant'Ambrogio fa parte di quella categoria che attraversa tutto il Novecento di medici scrittori. Io sono nato con la poesia, non posso non nominare Gottfried Benn con Morg, un libro straordinario di poesie. Ma poi in Italia abbiamo esempi straordinari, da Tobino fino all'ultimo Milone, Radaelli. Ce ne sono tanti appunto che hanno investigato le varie discipline della medicina e partendo da un punto di vista privilegiato, appunto, che è quello di chi quotidianamente da clinico si occupa appunto di questa disciplina. A me quello che colpisce del libro di Jacopo è che giustamente, come diceva prima, mi sembra proprio il dottor Pirola o lo Steo Mattia, è un libro in qualche modo crepuscolare, perché racconta una realtà che è già mutata, perché appunto gli ospedali psichiatrici giudiziari non esistono più, adesso esistono queste comunità nuove, le REMS. E quello che fa però, secondo me, in modo straordinario Jacopo è di non tanto entrare dentro le strutture, ma entrare dentro le storie, dentro queste 18 storie. E quello che manca spesso in termini di malattia mentale è proprio una narrazione declinata nella nostra epoca, declinata al presente. Ad esempio, basta scorrere l'indice e vedere, e questo è un tema che a me sta molto a cuore, e vedere quanto sia frequente l'uso di sostanze in termini statistici rispetto all'esordio della malattia psichiatrica. Questo, per esempio, è un grande servizio che fa questo libro, perché oggi
e i medici qui ovviamente ne saranno testimoni molto meglio di me, magari ne parleranno dopo, oggi il termine della sostanza, l'utilizzo delle sostanze legali e illegali è un viatico purtroppo in termini statistici appunto frequentissimo rispetto alla latenza della malattia psichiatrica. E questo è un tema su cui noi come educatori, come genitori, come nei nostri rispettivi ruoli sociali, civili, dovremo farci sempre più carico, perché dovremo iniziare a modificare la narrazione rispetto alle sostanze e rispetto a quanto le sostanze incidano nell'esplosione della malattia psichiatrica. E a me quello che colpisce appunto rispetto a queste 18 storie, io voglio appunto invitare proprio a scorrere queste vite, perché ognuna di esse ha al proprio interno quello che accade rispetto, sempre rispetto alla malattia mentale, e cioè c'è una natura che è la nostra natura che è ordinariamente speciale, perché ognuno di noi ne ha una, che entra in contrasto spesso in modo drammatico, decisivo, con un ambiente. E sono questi i grandi fattori che scatenano purtroppo nel bene e nel male le nostre vite. E spesso quello che accade è avere questa terribile commistione di natura e ambiente, per cui l'individuo che già magari avrebbe una latenza psicologica, psichiatrica, viene dal destino precipitato, paracadutato nell'ambiente che giocherà al meglio a suo sfavore. Sono proprio questi elementi che poi costituiscono le storie di chi, gioco forza, suo malgrado, entra dentro questa grande arena che è appunto l'arena della malattia mentale. Finisco, ci sono tanti interventi, non voglio prendere troppo spazio, concentrandomi proprio su un dato che spesso viene dimenticato, perché è un dato che non appartiene a noi uomini ce lo ritroviamo di fronte e non possiamo fare altro che obbedirgli, che è il tema del destino. In fondo queste 18 storie, come le storie che io racconto nel mio libro, come tante storie che io nel corso dell'ultimo anno ho accolto con l'esperienza legata a tutti gli incontri che ho fatto per Tutto chiede salvezza, per il mio romanzo, quello che spesso l'uomo dimentica, perché ne ha paura ovviamente, è proprio questa azione del destino. E a me colpisce molto, perché la persona che oggi vi sta parlando e che parla da autore, parla da romanziere, parla da appunto da uomo reinserito in un contesto di civiltà e di operosità rispetto appunto al proprio essere e al proprio avere un ruolo sociale e civile, è stato in fondo un individuo che ha avuto semplicemente, rispetto a molti altri compagni di strada che ha avuto soprattutto lungo gli anni della sua gioventù, ha avuto semplicemente un destino che a un certo punto lo ha sfilato da quell'arena, mentre molti altri sono rimasti. E ritrovare, riannodare i fili tra noi e quelli che hanno avuto un destino avverso è secondo me il modo migliore per scampare a quel rischio di moralismo che troppo spesso ci fa cadere nella trappola del giudizio. E invece appunto spesso nella vita il malato psichiatrico, chi sviluppa una dipendenza, una tossicodipendenza, è semplicemente quello che in un dato momento del suo destino magari ha avuto meno strumenti o ha avuto l'ambiente meno adatto a sorreggerlo, ma non è diverso rispetto alla nostra storia. Ringrazio Daniele Mencarelli per il suo intervento e passo la parola a un momento che potremo articolare con alcuni interventi dei prossimi ospiti, magari poi ci sarà spazio per avere uno o forse anche più giri di domande se ci sarà modo. E do la parola a Pietro Pellegrini, che è psichiatra e direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche della ASL di Parma, spero di non avere di aver srotolato correttamente l'acronimo, e per un suo intervento a proposito
del libro Gli Intravisti. Grazie. Bene, grazie, grazie dell'invito e complimenti a Jacopo Sant'Ambrogio per averci fatto partecipi di questo suo studio e di avere presentato, seppure nella fase terminale, un insieme di problematiche psicopatologiche e di vita che incontriamo anche oggi nell'ambito del sistema riformato. Un sistema che, lo preciso, non è stato solo un cambiamento terminologico e di luoghi dall'OPG alle REMS. L'OPG non è stato sostituito dalle REMS, è stato sostituito da un sistema di welfare di comunità di cui fanno parte i dipartimenti di salute mentale insieme ai servizi sociali e nell'ambito della comunità operano anche le stesse REMS. È una precisazione che faccio proprio perché dobbiamo comprendere il nuovo scenario nel quale l'attività si sta svolgendo. E Jacopo ha messo a fuoco davvero i temi che oggi incontriamo anche nelle REMS e nel territorio, perché un punto chiave oggi, e mi fa piacere che si sia parlato all'inizio di case, oggi noi abbiamo la maggior parte dei pazienti con misure giudiziarie seguiti nel territorio. Abbiamo circa 700 posti nelle REMS e circa, sono stimati perché non c'è un osservatorio nazionale, ma sono circa 10 volte di più i pazienti seguiti dai dipartimenti nell'ambito territoriale. E questo è un grosso successo di questa legge, con tutte le difficoltà e con tutte le sue incompletezze, magari di queste ne parliamo in un secondo momento, se ce ne sarà la possibilità. E la legge, e si vede anche l'attesa di questa legge nelle pagine che Jacopo ha scritto, ha determinato un forte cambiamento delle concezioni della stessa misura di sicurezza e delle stesse misure giudiziarie più in generale, perché ne ha fortemente modificato il significato. E un punto sul quale noi riflettiamo poco è che la riforma, ad esempio, non consente più di utilizzare ai fini della determinazione della misura di sicurezza detentiva quello che è il punto 2 dell'articolo 133 del codice penale, cioè le condizioni di vita sociali e familiari del reo. Perché non le consente più? Perché fa capo ai servizi, seppur indirettamente, affinché queste condizioni vengano affrontate. Quindi è la comunità che si deve far carico, insieme ai servizi, delle persone che hanno commesso reato, pensando ad un possibile percorso di reinclusione, di evoluzione. E in questo mi piace citare il libro dell'attuale ministro, che è Marta Cartabia, scritto insieme ad Adolfo Ceretti, Un'altra storia inizia qui, perché riflette davvero in maniera profonda su quello che è il senso del recupero, sul senso della riconciliazione, sul senso della possibile riparazione, in un contesto che quindi non è solo quello della persona con disturbi mentali, ma anche di tutte le persone che commettono reati. Possiamo approfondire poi vari aspetti, e Jacopo alcuni li cita, quindi richiamo ad esempio la questione evolutiva dei disturbi, l'importanza delle prime fasi di vita, e alla questione citata adesso delle sostanze. Avremo modo, magari in un secondo momento, di approfondire. Certamente, ci sono già molti spunti, vedo. E passo però immediatamente la parola a Massimo Clerici, che è psichiatra a sua volta e direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della ASST di Monza. Professor Clerici, a lei la parola. Le è rimasto il muto, è una cosa che capita... La connessione talvolta tradisce. Dicevo grazie a Mattia Ferraresi che ci conduce per mano in questa occasione, in questa opportunità. Grazie ovviamente alle due fondazioni che supportano e che patrocinano l'evento. Insomma, credo che sia
un'ottima opportunità per, partendo da un libro, per parlare di un problema. Credo che la matrice profonda della psichiatria sia una matrice storica, sia una matrice culturale. Questo forse caratterizza la psichiatria rispetto ad altre discipline mediche con le quali facciamo i conti quotidianamente, alle quali soprattutto nel corso degli ultimi 20 o 30 anni ci siamo di molto avvicinati, soprattutto con un obiettivo che è quello di combattere lo stigma nei confronti della malattia mentale, nei confronti dei pazienti, dei servizi, degli operatori, e quindi di avvicinarci sempre di più a una lettura della psichiatria da parte dell'opinione pubblica, che è una lettura che ci deve omogeneizzare con le molteplici discipline. Credo che per sintetizzare in questo primo passaggio alcuni punti possono essere detti a partire proprio dal libro e poi alcune considerazioni sicuramente sul tema che il libro ha svolto molto bene e per il quale non faccio che complimentarmi da tempo con Jacopo Sant'Ambrogio, l'autore al quale peraltro mi lega un grande affetto personale, perché è cresciuto nella nostra scuola di specializzazione, ci siamo conosciuti da studenti, cioè, è stato uno sviluppo proprio professionale, umano, una crescita che ho verificato di persona e per la quale sono veramente molto felice, molto contento per lui. Credo che sostanzialmente la matrice appunto a cui facevo riferimento, storica e culturale della psichiatria, emerge molto bene all'interno del volume, e questo volume è un invito sostanzialmente alla riflessione sull'evoluzione del pensiero e dei modelli di trattamento in psichiatria. Sembra una cosa da poco, però è una cosa estremamente importante oggi, perché offre delle opportunità per una chiave di lettura del cambiamento che questa disciplina ha avuto nel corso appunto degli ultimi 20 o 30 anni, non dimenticando ovviamente che la matrice storica più importante è quella della deistituzionalizzazione, quella che ci riporta alle leggi di riforma di molti paesi, in primis quella italiana, la cosiddetta legge Basaglia, e più recentemente ovviamente a quella legge che ha deciso di chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari e di reimpostare il trattamento dei pazienti autori di reato in modo assolutamente diverso e per certi versi rivoluzionario rispetto a quanto c'era prima. Dicevo che è un'opportunità perché è trasversale, è un'opportunità per la popolazione generale, cioè per il lettore qualunque che attraverso questo volume scopre l'evoluzione, come dicevo, del pensiero dei modelli in psichiatria. Credo che sia una grande opportunità, e di questo ovviamente rilancio al giornalista qui presente, per i mass media, perché ancora troppe volte io vedo nelle fotografie e negli articoli, nei titoli, soprattutto degli articoli dei nostri giornali, quando si fa riferimento a eventi di cronaca oppure a importanti cambiamenti che riguardano la nostra disciplina, troppe volte vedo ancora vecchie fotografie, bellissime peraltro, di Mulas piuttosto che di grandi fotografi italiani che appunto hanno ritratto l'ospedale psichiatrico, hanno ritratto i drammi umani e i luoghi di questi percorsi della psichiatria. Però forse è anche il momento di far vedere alla popolazione generale che la psichiatria è qualcos'altro. Chi mette il naso oggi nei nostri servizi, siano essi orientati al ricovero, siano essi orientati alla gestione, diciamo, ordinaria dei disturbi mentali a livello ambulatoriale, vede che all'interno di questi servizi ci sono altre cose, ci sono altre persone, ci sono altre immagini e c'è una dimensione molto più assimilabile, come dicevo prima, a quella della medicina. Allora è molto importante che questo messaggio, che è un messaggio profondamente destigmatizzante nei confronti di tutta il carico che la psichiatria si porta sulle spalle da decine di anni, o forse potrei anche dire da 150 anni, se vogliamo pensare agli asili psichiatrici del Settecento, della fine del Settecento e dell'Ottocento. Ecco, allora tutti questi aspetti devono essere rilanciati. Allora, libri che hanno un forte contenuto storico come quello di Jacopo, e libri dai quali poi si derivano anche informazioni più corrette su chi siamo e sugli obiettivi del nostro lavoro, penso che abbiano una grande importanza
per tutti. E poi il terzo livello ovviamente abbiano anche una grande importanza per i decisori politici. Adesso non so se la senatrice Lorenzin è già collegata, fa molto piacere la sua presenza, perché posso dire che come membro del direttivo della Società Italiana di Psichiatria è stato uno dei ministri che ci ha particolarmente sostenuto e ascoltato nei nostri bisogni e nelle nostre richieste. Ecco, però il decisore politico anche lui deve farsi carico di una visione moderna, di una visione che vede il paziente protagonista, cioè tutto un movimento che è cresciuto nel corso degli ultimi anni rispetto alla autoresponsabilizzazione dei pazienti, quella che gli anglosassoni chiamano advocacy, quindi la possibilità di farsi testimone e nel contempo responsabile dei propri problemi. Allora, tutti questi elementi rincorrono la storia degli ospedali psichiatrici, la storia degli ospedali psichiatrici giudiziari, e si sono fatti lo scheletro portante della nuova psichiatria. Poi, forse se avremo qualche minuto nel dibattito, potrò dire che la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari si connette fortissimamente con due tematiche che oggi hanno profondamente modificato il destino dei disturbi mentali stessi e anche buona parte del nostro trattamento. Uno, ovviamente, è la questione delle carceri, su quale bisogna parlare veramente ad alta voce, perché citando un grande autore che già lo sottolineava nel 1939, purtroppo l'istituzione carceraria è diventata forse oggi l'espressione non dichiarata della necessità di un sistema di istituzionalizzazione che l'assenza degli ospedali psichiatrici e l'assenza degli ospedali psichiatrici giudiziari porta alla luce. Quindi su questo tema bisogna fare luce nel prossimo futuro, e su questo tema bisogna lavorare molto per evitare che si formino nicchie di istituzionalizzazione alternative a quelle che la psichiatria ha voluto chiudere, ma che inevitabilmente corrispondono a delle richieste di controllo sociale. E l'altra cosa, l'ha già citata molto bene Daniele Mencarelli, è la questione dell'incrocio di tutti questi temi, cioè reati, violenza e malattia mentale, con la questione delle sostanze. Il dilagare, il dramma attuale delle sostanze nella società occidentale avanzata è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Noi raramente ormai vediamo degli esordi di malattia mentale che non siano guidati nella loro insorgenza, nella loro causalità, che non siano guidati dall'uso di sostanze. Su questi aspetti, ancora una volta, come per la questione del carcere, bisogna prendere delle posizioni radicali e bisogna far sì che i servizi siano organizzati a comprendere meglio la nuova utenza, i nuovi bisogni e inevitabilmente anche a offrire qualcosa di particolarmente robusto e importante per chi ha bisogno e per chi si rivolge al sistema di intervento pubblico. Grazie professor Clerici per il suo intervento. Darei la parola a questo punto alla senatrice Beatrice Lorenzin, che si è collegata con noi con tempismo impeccabile. Fin qui abbiamo parlato di, attraverso gli interventi, soprattutto questi ultimi due, del dibattito, diciamo, della parte di tavola rotonda di Pellegrini e Clerici, del cambio di paradigma che è stato introdotto non solo a livello istituzionale nel passaggio dagli ospedali psichiatrici giudiziari alle REMS, ma anche un cambiamento di concezione, un passaggio da, diciamo, un mondo che afferisce alla detenzione a un mondo invece che afferisce alla cura, come diceva anche il professor Clerici adesso. Forse, senatrice, è lei che con la sua esperienza da ministra della salute era lì, diciamo, dove queste cose accadevano, ci può forse dire qualcosa su questo aspetto. Grazie. Innanzitutto, vediamo se riesco a ricollegarmi. Mi vedete? Perfetto. Sì. Grazie per avermi invitato alla presentazione di questo libro molto interessante, quindi ringrazio l'autore, ma anche Massimo Clerici, che ho potuto sentire in questo momento, e Pietro Pellegrini per la loro diciamo professionalità e per quello che fanno tutti i giorni. Allora, io ho avuto, diciamo, l'onore di portare a compimento la chiusura degli OPG
E questo non significa che abbiamo risolto i problemi, però, e mi ricordo che nel processo di chiusura, nel processo di compimento del, diciamo, di quello che era cominciato con la denuncia all'epoca del senatore Marino, noi avevamo non pochi problemi, cioè anche soltanto per riuscire a portare ad un'uniformità la norma e quindi raggiungere a livello delle regioni gli obiettivi che ci avrebbero reso possibile poi la ricollocazione di queste persone in strutture adeguatamente protette e dove venivano mantenuti un livello e una qualità di vita da paese civile. Ora, nell'esperienza avuta con gli OPG emerse da subito la difficoltà di una diciamo della situazione della condizione di quello che potremmo chiamare più ampiamente tutto il settore della salute mentale, non soltanto quello legato alle OPG o alle situazioni diciamo più estreme o legate al carcere, ma proprio la situazione della salute mentale delle strutture nel nostro paese, una frammentarietà di interventi, gran parte diciamo degli obiettivi a lungo termine anche disposti dalla legge Basaglia non raggiunti o raggiunti soltanto parzialmente. Pensate che soltanto in questo periodo dove io cercavo di avere i dati per comprendere l'impatto del Covid sulla salute mentale, e ci siamo resi conto, ho preso conto con contezza con mano della impossibilità di avere un dato aggregato o disaggregato regionale, regione per regione o a livello nazionale sulle diversi tipi di patologia o di sintomatologia o di diciamo sofferenza nella popolazione, sia quella adulta che quella infantile, e quindi tutto il tema legato anche alla neuropsichiatria infantile. Quindi noi siamo sostanzialmente rimasti molto indietro in questo settore, che è rimasto purtroppo nonostante una domanda enorme che viene dalle regioni, da tutte le regioni del territorio, sia a livello della popolazione adulta che di quella giovanile, con problemi anche nuovi. Parlavate prima delle dipendenze, quindi dipendenze vecchie e dipendenze nuove, dipendenze che di ritorno, perché abbiamo un'esplosione nuovamente dell'eroina, forme di poliassunzioni, disagi giovanili che si manifestano in vario modo, e a fronte di questo ci troviamo con delle strutture sostanzialmente poco mutate, sia per quanto riguarda la prevenzione che la presa in carico. E cosa significa? Significa che noi soffriamo ancora un grande gap culturale, cioè nella destrutturazione del sistema sanitario avvenuto dopo la riforma del titolo quinto nel 2001 e il definanziamento poi degli anni, possiamo dire, della grande crisi, alcuni settori hanno sofferto, tutta la sanità ha sofferto, ma alcuni settori hanno sofferto più di altri, e quelli legati alla fragilità mentale hanno visto una sostanziale riduzione degli interventi, o quantomeno non quell'adeguamento alle esigenze e anche alle misure di ricerca, di standard di qualità che ci si aspetterebbe da un paese come l'Italia. Quindi passiamo da luoghi di grande eccellenza a territori dove non abbiamo assolutamente niente. Per quanto riguarda invece questo settore qui, noi chiudemmo gli OPG, ma il tema ovviamente della sofferenza in carcere rimane enorme. Rimane per quanto riguarda proprio la distribuzione della popolazione. Io ristanziai, anche proprio ricordando così alla fine del mio mandato, anche vincolai una parte del fondo ad alcune misure proprio per l'assistenza in carcere, per la salute carceraria e per l'assistenza anche psicologica. Ovviamente li furono, mi sembra, se non ricordo male, circa 200 milioni. E dopodiché io non so, quello che succede è che poi non hai una continuità negli interventi, quindi tu cominci dei progetti anche molto interessanti che hanno anche poi che hanno dei benefici sulla popolazione carceraria e poi sulla reinserimento nella vita attiva di queste persone, che poi casomai cambia il governo, c'è meno attenzione, si passa ad un'altra emergenza e questi interventi non hanno una loro continuità. Ecco, io credo che questo poi sia il punto
punto principale, che nel nostro territorio tutto il tema legato alla salute mentale, da quella più estrema legata ai livelli di sofferenza più grande a quella di disagio, o anche a quelle situazioni intermedie che poi portano al compimento del reato, perché alcune persone, se fossero state recuperate, seguite e anche diagnosticate in tempo, alcune cose non si sarebbero verificate, trova ancora delle lacune molto grandi. E questo dovrebbe farci capire a tutti come, soprattutto in una fase come questa, che lo chiedo soprattutto a clerici e a pellegrini, cioè mi sembra una situazione dove noi abbiamo come un pentolone con un coperchio dove l'acqua sta bollendo molto forte sotto, perché questo anno di Covid gli effetti, gli strascichi che lascerà la popolazione, sia quella giovanile che quella adulta, dalle dipendenze a forme di psicosi acuta, gente che ancora non ne abbiamo perfettamente contezza, quindi non sappiamo esattamente che cosa succederà dopo, che cosa sta covando sotto la cenere, e quindi dovremo da questo punto di vista fare ora degli interventi in questo settore a tutto spettro, e quindi sul territorio, sia per avere permettere alle persone di avere accesso alle terapie, penso ai posti letto che sono sempre troppo poco, penso ai pronto soccorso psichiatrici, penso alla telepsichiatria, alla possibilità comunque di avere una rete di presa in carico maggiore e anche un rafforzamento del personale, perché il personale è ancora quello di molti anni fa, cioè nella crisi generale dei medici abbiamo, e quindi della carenza del personale sanitario, abbiamo una carenza molto forte sia degli psichiatri sia degli psicologi, cioè di quelli che sono poi le persone che devono curare e aiutare una presa in carico del paziente adeguata rispetto ad una domanda che è veramente, veramente crescente. Io grazie senatrice Lorenzin per il suo intervento. Senatore. Come? Non sono senatore, anche se ho l'età. Chiedo scusa. No, però rimarrei con lei un attimo. Gli altri ospiti sono certo che mi perdoneranno se inverto l'ordine inopinatamente. Però perché le cose che ha detto sono al pari delle altre estremamente interessanti, ma vorrei capire meglio quando dice, ci ha raccontato in modo molto chiaro anche le scelte che sono state fatte o che non sono state fatte di allocazione delle risorse per la questione della salute mentale, che poi appunto alla fine è un problema che diventa strettamente politico e di decisione politica e di scelta su dove investire e dove no. Faceva riferimento a un gap culturale alla radice delle scelte che sono state fatte o non sono state fatte. Mi interesserebbe, come dire, qualche parola in più, capire c'è una generale sottovalutazione del problema oppure diciamo non si pensa che un certo tipo di problema vada affrontato in una sede medica, debba avere altre sedi, oppure c'è un... È ancora un tabù e uno stigma. Attorno alla malattia mentale c'è tabù da parte del paziente, stigma sia da parte di chi è malato e spesso anche del contesto familiare. È la malattia, forse più di tutte, lasciata ai pazienti, alla famiglia, no? E non a caso abbiamo insomma assistito anche a situazioni difficilissime nel passato, da grandi casi di cronaca a situazioni invece di ordinaria difficoltà familiare, e credo che questo sia un sintomo di arretratezza. Ora faccio un esempio, cioè io sono una fan di Draghi, ovviamente come tutti, però ieri lui ha fatto uno scivolone, no, sulla vaccinazione degli psicologi. È come se lo psicologo non fosse un operatore sanitario. Lo psicologo è obbligato per legge a vaccinarsi, se no rischiava la sospensione, perché è equiparato a un operatore. Allora, non è che chi va nell'RSA o in un ospedale o in una struttura protetta a visitare un paziente che ha un disagio psichico
non è un operatore, o quella è una malattia o una patologia o una sofferenza di serie B. Io credo che questo sia stato soltanto uno, diciamo uno scivolone, probabilmente qualcuno gli avrà fatto una battuta, però questa cosa ti fa capire un pochino. Quando noi lavorammo sugli OPG, e quindi le regioni dovevano individuare strutture intermedie per posizionare dei pazienti che comunque non erano, avevano necessità comunque di essere in una rete protetta, non sembrava una, un'emergenza. Cioè, alla fine, anche in una parte dell'opinione pubblica, il criminale che aveva una malattia mentale, insomma, sì, ti scandalizzava più l'aspetto, poi quando vedi il filmato del maltrattamento, ma pensiamo ad altre situazioni. È come se, pensate ai disturbi del comportamento, cioè c'è ancora chi pensa che una persona che soffre di anoressia o bulimia alla fine è fissata con la linea o con la dieta o con la forma fisica. Cioè c'è una subcultura abbastanza strisciante, e questa subcultura strisciante che da una parte ha paura e teme lo stigma della malattia mentale, quindi non c'è il fatto che se hai una malattia mentale e d'altra parte se hai un cancro vai dall'oncologo e ti curi, è la stessa cosa se hai un disturbo bipolare o una schizofrenia, cioè ti devi curare, quindi è proprio difficile anche l'accettazione stessa della malattia. Nelle organizzazioni delle reti territoriali, essendo queste patologie un po' nascoste, che le vedi soltanto quando la situazione diventa debordante e che sono lasciate molto alla famiglia, diventano un po' la Cenerentola dell'organizzazione del territorio, e quindi perché tutto il territorio è stato organizzato sulla gestione dei pazienti acuti o sulla gestione di alcune patologie croniche non trasmissibili. Lo abbiamo visto con il Covid, no? Dove abbiamo visto come non soltanto in Italia, ma diciamo in tutti i paesi occidentali, negli ultimi 60 anni l'organizzazione è stata tarata su determinate patologie, non su altre, quindi si era dimenticata la prevenzione e tutto il tema delle infezioni e i virus, pur essendo questi assolutamente pericolosi, però se n'era persa un po' la memoria e quindi non era più una priorità. E quindi adesso dovremo riorganizzare e ritarare il sistema. Sulla malattia mentale, ricordiamoci insomma, le difficoltà che ci sono state, anche battaglie quasi ideologiche per riuscire ad affermare nei decenni precedenti questa branca della medicina, e che invece... quanta sofferenza c'è, quanta sofferenza si potrebbe evitare, quanto abbiamo bisogno di ricerca in questo settore, ricerca sulle patologie per l'infanzia, ricerca sugli anziani, le demenze, che saranno una delle, diciamo, delle malattie principali, delle patologie principali della popolazione anziana e vecchia di tutto il primo e secondo mondo, se ancora vogliamo usare questo termine. Quindi nonostante questo, colpa anche in parte, diciamo, della carenza di risorse, le strutture sono state non sono adeguate. Io chiunque abbia un conoscente, non dico un parente, ma un conoscente che ha un disturbo mentale grave, sa le difficoltà che trova a trovare una struttura che lo possa accogliere anche in dei hospital in modo appropriato. Chi ha un bambino, non dico autistico, ma voglio dire molto di meno, con un disturbo di linguaggio, ad esempio, o un disturbo del comportamento in alcune grandi città italiane, ha difficoltà ad avere addirittura un'ora a settimana, non riesce ad avere neanche quello di assistenza. Quindi io sono una pratica, cioè non mi nascondo dietro un dito, c'è veramente un problema. Abbiamo un tavolo sulla psichiatria, nell'ultima parte del mio mandato, tra l'altro mi sto occupando molto di questo in questo periodo, anche perché è una delle cose che non sono riuscita a risolvere, cioè a cui avrei voluto dare un impulso maggiore, e però adesso, proprio in questa stagione del Covid, questo diventa, secondo me, una delle emergenze sanitarie più grandi. Noi avremo due epidemie dopo la fine di questa epidemia, cioè avremo le malattie che non abbiamo, croniche non trasmissibili, che non abbiamo curato o diagnosticato adeguatamente in questo anno, penso al cancro, al diabete, o ad alcune patologie
patologie gravi e penso alla salute mentale, perché per esempio la Società di Neuropsichiatria Infantile ci sta dando dei dati sul disagio tra i bambini e gli adolescenti gravissimo. Gravissimo, cioè oltre all'ansia e alla depressione della popolazione adulta, abbiamo degli elementi molto gravi, i numeri sono alti. Sul long COVID non sappiamo ancora niente. Quindi diciamo abbiamo una serie di situazioni che secondo me ci portano a dover far rendere questo tema top agenda. E poi voi qui vi occupate di una diciamo di un settore in questo libro ancora più specifico, perché se gli altri, no? Se questi sono gli altri sono appena visti perché hanno un po' di diritto alla parola, sono nella famiglia, è una sofferenza che trova o può trovare un canale di ascolto, gli intravisti di cui parla questo libro, cioè le persone che si trovavano negli ospedali psichiatrici e che oggi si trovano in alcune strutture, se riescono ad accedervi, se riescono, sono ancora più intravisti. Cioè, sono in una situazione ancora più difficile. Io mi sono trovata recentemente chiamata, perché intanto vengo chiamata come se fossi una specie di 118, ma non è così, da un caso di un ragazzo, di una famiglia che mi ha chiamato per un ragazzo tossicodipendente di Novara, dove in questo caso la tossicodipendenza del ragazzo è, diciamo, è il secondo problema. Il primo problema è una sindrome bipolare non trattata, perché il ragazzo rifiuta il trattamento e quindi ha delle situazioni molto gravi, tra l'altro scompensato dall'abuso di sostanze stupefacenti e dalla dipendenza, con situazione familiare difficilissima, quindi violenze familiari, e la famiglia, nonostante le denunce, abbia provato tutte le strade, non riesce a far curare il figlio. No? Questo è un caso di intravisto, cioè qui in questo caso uno arriva a pensare lo facciamo arrestare e forse lo porteranno da qualche parte dove lo curano, però insomma sono storie, non sono storie così e ovviamente questa non è la strada e non è percorribile, non sono storie così rare, ci sono molte storie così, quindi sono intravisti ma non sono soli, cioè non sono casi isolati, ci sono moltissimi casi con storie che poi sfociano anche nella criminalità o nella violenza di persone che potevano anche essere trattate e trovare anche dei meccanismi di terapia e di cura e anche di presa in carico differenti. Quindi sono temi molto complessi, molto delicati, che però non è perché sono tali non li possiamo guardare, dobbiamo vederli e cercare di trovare delle soluzioni. Grazie mille, onorevole, e ancora scuse per averla collocata nella camera sbagliata del Parlamento erroneamente. No, è un buon auspicio questo, mi consiglio. Cioè, sa che il Senato è la camera alta. Certo. Ma questo è un errore imperdonabile per un giornalista. E passerei a Pellegrini facendo in modo di fare un paio di domande a ciascuno degli altri due ospiti e poi avviarci alle conclusioni e ovviamente con la massima libertà di scartarle completamente e anche di reagire a quello che è stato detto, visto che di cose ne sono state dette parecchie, di temi su ciascuno dei quali potremmo fare vari incontri. A Pellegrini però vorrei chiedere, prima ha insistito sul cambio di concezione che c'è stato e, come anche ha detto l'onorevole Lorenzin, sta avvenendo molto lentamente, per gradi e con diciamo, errori e passi indietro, e, appunto dall'aspetto della detentivo e della costrizione di limitare i danni possibili, specialmente in presenza di reati ovviamente, e invece all'ambito della cura. Gli OPG sono stati chiusi 6 anni fa e l'esperienza delle REMS è iniziata quindi da 6 anni. Io non so se è presto abbiamo un range storico sufficiente per fare un primo bilancio di come sono state queste, come è stata questa esperienza, perché un lettore laico completamente fuori dal
dal contesto professionale come sono io, come tanti di quelli che ci seguono, presumo, potrebbe dire, beh, insomma, ma si è trattato di un vero cambiamento oppure, insomma, è cambiato il contenitore e sono cambiati i nomi, gli acronimi, le strutture, la tipologia, ma in fondo si fanno cose simili. E la seconda domanda che faccio sempre ai pellegrini, così semplifichiamo il format senza andare troppo avanti e indietro. Lei prima ha detto una parola che io ho trovato estremamente interessante, comunità. E ha parlato del fatto che non ci sono solo istituzioni e strutture, ma c'è un'intera comunità che si fa carico di chi soffre di disturbi psichiatrici in tutti i livelli, possibili, fino a quelli più gravi che abbiamo anche visto e che abbiamo incontrato attraverso le parole di Jacopo Sant'Ambrogio. Certo, è interessante e credo di capire, diciamo, cosa lei vuol dire. Mi pongo anche la questione da osservatore. La comunità, in tutte le sue forme, nel primo mondo, per stare alla terminologia che abbiamo già usato, anche se appunto forse un po' datata, la comunità è la cosa che sta sparendo. La comunità è, come dire, il bene che si sta diradando di più, come dire, siamo di fronte, come dire, non solo nell'ambito patologico, ma nell'ambito di osservazione sociale in generale, di fronte, come dire, al trionfo dell'individuo, dell'individualismo, alla solitudine come patologia sociale diffusa e tra l'altro veicolo di tante altre patologie o condizione associata a tante altre patologie che poi diventano anche oggetto psichiatrico. Per cui trovo allo stesso tempo estremamente interessante e promettente la sua sottolineatura sulla comunità e tuttavia la trovo anche in un certo tipo di contrasto con il modo in cui le società, mi sembra, si stiano sviluppando. Volevo sapere se anche due parole su questo potevano, sicuramente sono oggetto della sua riflessione professionale quotidiana. Provo a rispondere sinteticamente. Che tipo di riforma è stata? Quella del 2015, si può fare un bilancio? È stata una riforma per certi aspetti ancora incompleta, perché noi abbiamo un codice penale del 1930 e non sono state toccate né l'imputabilità, né la concezione della pericolosità sociale, né le misure di sicurezza. Quindi bisognerebbe oggi fare ancora un'azione legislativa che comporta una revisione profonda di questi concetti. Non abbiamo tempo di parlarne, ma è un punto fondamentale, nel senso che la legge 180, di cui a mio avviso l'81 del 2014 è il completamento, è una legge che non è in armonia con il codice penale vigente. Per questi aspetti che dicevo, ma anche per alcuni aspetti che riguardano i psichiatri, la posizione di garanzia e tutta una serie di questioni molto importanti che hanno a che vedere con la responsabilità. È stata una riforma temeraria, ma oggi possiamo essere soddisfatti. Avevamo 6 OPG e non ne abbiamo più neanche uno. Abbiamo un sistema di comunità che oggi segue circa 7.000 pazienti, sono stimati perché, come dicevo, manca un osservatorio. Abbiamo 700 posti in REMS. Si enfatizza il problema della lista di attesa per entrare nelle REMS o comunque per avere programmi alternativi. Su questo, mancando anche qua dei dati precisi, perché secondo il DAP sono 813, secondo il sistema SMOP delle regioni sono circa 170, al di là adesso delle valutazioni, nessuno dovrebbe attendere un progetto di cura. Però, come si è detto, si è richiamata una riforma che ha rimesso in campo nella sua interezza la questione della salute mentale in tutte le componenti della comunità, intendendo come comunità anche i punti più controversi, il carcere, i luoghi di dove ci sono le persone che soffrono, che sono trattenute perché straniere, i luoghi dei dormitori, i luoghi dove cioè la comunità si manifesta per quella che è, non per come la vorremmo ideale. E questo
fatto che sia stata una riforma visionaria che abbia reso possibile l'impossibile, perché ricordate che Basaglia pensava molto difficile il superamento degli OPC, certo ha riaperto altre contraddizioni, non ha finito di affrontare il problema. E qui dobbiamo guardare il tema, lo ricordava molto opportunamente il professor Clerici, e le carceri hanno quasi 17.000 persone con disturbi o comunque problemi legati alle sostanze. È un tema importantissimo, e sono il 30% delle persone detenute. E vediamo anche come vanno le articolazioni di tutela salute mentale nelle carceri, ci sono circa 260 persone che sono in questi ambiti. Quindi dobbiamo cercare di affrontare il problema nella sua interezza, senza cercare appunto delle scorciatoie, ma vedendo di preservare anche gli elementi importanti e, come ricordava molto opportunamente l'onorevole Lorenzina, anche investire in termini di risorse professionali, in termini di strumenti nuovi, in termini di strutture, ma anche, come noi abbiamo portato avanti, esperienze come budget di salute, come trovare cose. La questione della comunità è anche una questione sulla quale appunto dobbiamo lavorare. E guardate, voglio dire un dato, poi chiudo. Nel 2003 avevamo in Italia, sono fonti Istat, 716 omicidi. Nel 2019 gli omicidi sono ridotti a 315, quindi meno della metà. Se però noi andiamo a vedere quali sono stati gli omicidi che si sono perpetrati in famiglia o verso ex partner, la questione è molto molto diversa. Sono rimasti sostanzialmente invariati, oscillando fra i 150 e i 170 dal 2003 al 2019. Oggi cioè ripartire dalla comunità vuol dire ripartire dalle persone, nei loro contesti, con le loro famiglie, e affrontare il problema anche di microzone, di ricostituzione, di ambiti di sicurezza, di ambiti di socialità. E questo è un punto molto importante che ci ha messo davanti anche il Covid. E la tematica, e chiudo, del codice rosso, ad esempio, e della via che a volte viene intrapresa per aiutare le persone anche a cominciare un percorso di cura, talora è anche quella giudiziaria, ma su questo dobbiamo interrogarci, perché non è tanto il fatto che sia giudiziaria, ma quanto che diventi detenzione. A mio parere c'è una deformazione nel nostro paese. La pena, la misura giudiziaria, non è necessariamente detenzione. Dobbiamo sviluppare anche lì una riforma degli strumenti che vada molto più in senso migliorativo della risposta che diamo, e che si basa, a mio parere, sull'idea della cura, ma anche della responsabilità, l'idea della creare le condizioni della partecipazione delle persone, e lo dico per concludere, dei diritti e dei doveri delle persone. Le persone con disturbi mentali sono gravate ancora non solo da un grande stigma, ma non è il momento per approfondirlo, ma anche da una minore dotazione di diritti rispetto alle persone. Tant'è che, ad esempio, si può in maniera presunta ancora oggi dire a una persona, attribuire una misura di sicurezza detentiva provvisoria che va al di fuori sostanzialmente di ogni garanzia anche costituzionale dal mio punto di vista, e lì si consumano molte delle questioni di... E chiudo qua con un pensiero, permettetemi un'ultima cosa tra gli intravisti. Vorrei ricordare a tutti voi e a tutti noi una persona che è tragicamente scomparsa in carcere due giorni fa, Sabatino Trotta, un collega, un direttore di Dipartimento di Salute Mentale. Lo ricordo perché la questione degli operatori, la questione non solo degli psichiatri e degli psicologi giustamente citati, ma di tutti gli operatori, è una delle questioni centrali, sia in termini professionali, ma anche umani ed etici. Grazie mille, professor Pellegrini. Passare la parola al professor Clerici, e ovviamente girando anche lui la domanda sul bilancio, se vuole, o comunque di reagire liberamente a ciò che è stato detto. Due spunti che ha lanciato lei, e quindi io glieli rilancio. Carceri e sostanze. Io, mi perdonerete la piccola parentesi biografica, per motivi professionali ho passato tanti anni della mia vita negli Stati Uniti,
dove ho visto, diciamo, il modello dove è andato a finire in questo senso, dove il carcere è diventato il collettore, il sistema carcerario è diventato il collettore indistinto, diciamo, di qualunque disturbo psichico, e dove la questione delle sostanze è praticamente, diciamo, a proporzioni che non saprei come definire se non infernali, credo, dove non, appunto è, credo, fuori controllo, e diciamo trovo, non voglio qui introdurre, diciamo, un tema comparativo con nulla. Certo è che, diciamo, il paese è il paese guida, il paese più sviluppato del mondo, il paese, diciamo, da cui traiamo tante lezioni, che seguiamo a volte scimmiottando, a volte goffamente, tutto, diciamo, ha un'esperienza su questi due punti che io trovo, diciamo, tutt'altro che un modello da seguire. Appunto, non voglio portare fuori strada facendo un tentativo comparativo. Certo è che, guardandoci intorno, le esperienze che vediamo ci interrogano molto, io credo, e talvolta ci inquietano anche. Grazie. Ma credo che il tentativo comparativo è corretto, anzi direi che è quasi un assist in termini calcistici veramente interessante, perché quello che si è considerato negli Stati Uniti, ci sono stati molti editoriali su importanti riviste americane, è stata proprio questa relazione inversa tra la disponibilità di posti letto o comunque di servizi rivolti alla psichiatria e l'incremento del numero dei detenuti in quel paese. Ed è proprio in quel paese, infatti, che è sorta la cosiddetta teoria abolizionismo. L'abolizionismo ha una lunga storia anche in Europa nel corso degli ultimi anni, ma per abolizionismo intendiamo nella sua componente hard l'abolizionismo del carcere. Però per noi psichiatri, evidentemente, il discorso non parte dal carcere, ma è partito dalle istituzioni chiuse, dalle istituzioni che la psichiatria contemporanea ha cercato di modificare radicalmente. Quindi credo che queste problematiche sono alla luce del giorno oggi e ci costringono ovviamente a fare i conti anche con la legge che abbiamo nel nostro paese. Ci si potrebbe veramente impiegare tantissimo tempo a una disamina molto molto accurata delle potenzialità della legge e delle criticità. Ovviamente l'onorevole Lorenzin parlava dei finanziamenti, insomma, sembra troppo facile anche questo come riferimento per poter parlare di quanto serve alla psichiatria o di quanto potrebbe servire ad esempio anche alla giustizia nel momento in cui si volesse impostare diversamente la gestione della sofferenza mentale in senso lato, e qui non parlo soltanto appunto di quello che sono gli autori di reato, cioè i pazienti autori di reato che hanno determinate necessità, ma anche proprio quella sofferenza che si sviluppa all'interno dei luoghi dove le persone sono private della libertà. È troppo facile appunto parlare dei finanziamenti e dirci che ci servono o ci servirebbero molti soldi, ma io credo che ci servirebbe anche una chiave di lettura. Lo ripeto, la provocazione dell'abolizionismo quando dichiarava che il carcere crea delle situazioni insostenibili e soprattutto che non è vero che le prigioni rendono la società più sicura è da intendere come una provocazione, proprio perché credo che sia difficile pensare nella società attuale, che produce contraddizioni, produce drammi, produce difficoltà sociali di tutti i tipi, a un punto d'arrivo senza possibilità di controllo alcuno. Però questa cosa in psichiatria ha un valore diverso perché, a mio parere, induce a pensare a delle soluzioni molto diverse. Allora, la legge di abolizione degli OPG e di creazione della REMS ha proposto delle soluzioni diverse. Io credo che anche per le carceri dove c'è un indistinto di sofferenza che va appunto dalla sofferenza dei tossicomani e dei migranti, che è prioritaria in termini quantitativi all'interno delle nostre carceri, alla sofferenza dei soggetti che entrano in carcere senza nessun problema di disturbo mentale, ma che manifestano disturbi mentali in relazione alla privazione della libertà. E ovviamente, pezzo finale, a tutti i soggetti che non trovano risposte adeguate altrove e che poi finiscono in un modo o nell'altro per entrare in carcere o per rimanere in carcere per assenza di alternative, e in questo si potrebbe parlare
sicuramente di alcune criticità della legge che sono arraiate, a mio parere, non soltanto al numero dei letti nelle REMS, ma ancora una volta alla difficoltà di avere una diversificazione delle risposte. Io penso, se c'è stato gli Stati Uniti prima, ma penso al sistema inglese, che è anche molto più vicino al nostro, perché ha una fortissima assistenza pubblica, un sistema pubblico centrato sul pubblico, e che però, ad esempio, per quanto riguarda le carceri, la sofferenza mentale, è stato in grado di costruire tutta una serie di risposte molto diverse, che vanno dai luoghi, diciamo, di detenzione e di cura per i soggetti più pericolosi, potremmo in una dimensione filmica o telefilmica chiamarla, alla criminal minds, cioè le situazioni di soggetti recidivanti, perché sono strutturati e funzionano in un certo modo, a tutta una serie di risposte altre che all'interno del carcere comunque si possono dare per abbassare i livelli di sofferenza delle persone. Questo ha ovviamente un suo corrispettivo, un suo specchio nella questione delle sostanze che, come lei diceva, ma come credo tutti ormai siamo consapevoli, è esplosa drammaticamente, con un mercato di un'accessibilità straordinariamente facile. Tanto è vero che i criteri diagnostici per i disturbi da uso di sostanze, quelli internazionali, hanno cancellato gli aspetti legali, perché ormai chi va a rubare la borsa per strada o aggredire per prendersi soldi per una dose, ovviamente si compra, non vorrei fare pubblicità a una grossa multinazionale, ma si compra anche le sostanze, se le fa recapitare a casa, come si potrebbe ricevere a casa un libro piuttosto che un DVD. Il problema grosso delle sostanze che stanno disarticolando le questioni che riguardano l'impulsività e il discontrollo. Io credo che la società attuale, lo dico sempre ai miei studenti nel corso del quinto anno di medicina, è un esempio che Jacopo sa bene perché lo ripeto sempre, la società attuale è articolata su tre bracci sostanzialmente: il narcisismo, che genera depressione, le tecnologie, che generano ansia sociale, perché sicuramente le dipendenze a cui siamo stati portati con l'uso delle tecnologie sono un fortissimo produttore di ansia sociale, e il terzo livello è quello che è sostenuto dalle sostanze, cioè il livello dell'impulsività e del discontrollo. È chiaro che nel momento in cui cresce impulsività e discontrollo si genera di conseguenza una richiesta di controllo sociale, che purtroppo la psichiatria viene fatta oggetto di questa richiesta e non sa come rispondere, e non è il suo compito rispondere. Peraltro l'assenza di altri tipi di risposte o di istituzioni lascia soltanto al carcere, in una maniera indistinta, come dicevo prima, la possibilità di offrire delle risposte per questo tipo di problema. Quindi è chiaro che se noi non affrontiamo questi bracci, come li ho definiti, insomma questi assi portanti della società futura, sulla quale, come diceva l'onorevole Lorenzin, il Covid innesterà ancora di più drammaticamente delle novità e delle questioni difficili da trovare risposta, proprio perché non le conosciamo ancora. Probabilmente dobbiamo avere un monitoraggio sul medio e sul lungo periodo per questi problemi. È chiaro che la psichiatria si troverà spesso con armi vecchie e spuntate di fronte a problemi nuovi drammaticamente diffusi nella popolazione generale, non più di nicchia come li abbiamo intesi. Tutti gli psichiatri hanno vissuto per 150 anni sui dati ancora di Kraepelin del 0,8, 1,2 della prevalenza della schizofrenia nella popolazione generale. Oggi parliamo dei disturbi di personalità, e sappiamo che i disturbi di personalità arrivano a delle punte nelle migliori indagini epidemiologiche di 15-20% della popolazione generale. Questo 20% non incontrerà mai la psichiatria, probabilmente, ma comunque incontrerà la sofferenza e sarà un generatore di problemi all'interno della società. Grazie mille, professor Clerici. Giro la parola per le conclusioni a Jacopo Sant'Ambrogio, che è la persona che, grazie al suo bel libro, che ricordo si intitola Gli intravisti, ci ha permesso di essere qui stasera per questa conversazione estremamente interessante, a cui bisognerebbe certamente dare un seguito. Io lo auspico che ci siano forme perché questo diventi oggetto di una conversazione non solo fra i clinici e gli specialisti, ma anche fra noi generalisti. E colgo l'occasione per prendere anche la giusta osservazione del,
professor Clerici sul ruolo dei giornalisti in questo, nel raccontare senza diciamo fare contribuire a chi nasconde, a chi rende queste persone appunto degli intravisti. Jacopo Sant'Ambrogio, la parola a te. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto gli ascoltatori che sono ancora qui con noi e in questo venerdì pomeriggio, quindi tenaci, e tutti i relatori che hanno partecipato e hanno sostenuto questa iniziativa. Sono contento perché dall'evento di questa sera posso in qualche modo dedurre che gli intravisti, il mio libro pubblicato nel luglio dell'anno scorso, è ancora vivo. Siamo in clima pasquale, siamo in un clima ancora di vita, insomma, di legami, e il fatto che diverse persone si siano riunite questa sera con le loro molteplici professionalità a discutere di questo libro è sicuramente segno che questo libro insomma ha delle cose da dire e continua a dirle nel tempo. In particolare sono i pazienti, le 18 storie presenti in questo libro, che parlano e stimolano riflessioni. Io porgo sicuramente i miei ringraziamenti alle due fondazioni che hanno patrocinato l'evento, in particolare la Fondazione De Gasperi, nella figura del suo segretario Lorenzo Malagola, che è un amico ed è stato anche all'inizio di questo progetto una persona davvero importante, perché mi ha messo in contatto anche con il dottor Roberto Piscitello, che allora era capo dell'ufficio detenuti del DAP, che ha valorizzato e riconosciuto il progetto scritto insieme al professor Clerici e ne ha autorizzato l'effettiva messa in atto tramite dei permessi di ingresso negli OPG. Ringrazio la Fondazione Adele Bonoli Sasfra, nella figura del presidente dottor Alessandro Pirola, fondazione per cui io lavoro come psichiatra da 3 anni e mezzo, e in questi anni ho avuto modo, in seguito a un'iniziale figura, diciamo, di maestro ideale, perché non ho mai conosciuto Franco Basaglia, che è stato, come anche all'inizio di questo libro, ispiratore, in quanto feci nel 2012 un viaggio a Trieste per incontrare la realtà triestina e conoscere i luoghi che hanno dato vita alla riforma, ed è stato proprio lì che il libro è nato, nell'incontro in particolare con Peppe Dell'Acqua. Dicevo, in seguito alla figura di Basaglia, un'altra figura per me importante, conosciuta in questi anni tramite il dottor Pirola, i suoi racconti e le letture che ho fatto, è sicuramente la fondatrice delle Bonolis. La fondatrice di Asfra, innanzitutto, ha come suo motto il riabilitare l'amore, cioè il vedere nel malato mentale non solo un soggetto portatore di malattia, ma un soggetto innanzitutto capace di amare e di vivere la vita in modo vero, come ciascuna persona costitutivamente nasce. E questo credo che sia il compito anche di uno psichiatra. Il compito di uno psichiatra è sicuramente trattare la malattia, trattarla con la dovuta esperienza e conoscenza farmacologica e con quello che ha imparato nei propri studi, ma anche unire una competenza relazionale, che in particolare una breve poesia che vi voglio leggere di Fausto, uno dei miei primi intravisti, dice, si intitola Benessere. Vivo il presente costruendomi il futuro, dimenticando il passato, alle volte tempo speso male, stando in equilibrio tra realtà e sogno. Vivo ed è già una ricchezza. Stando in piedi mi accorgo di quante volte sono caduto e quante volte mi sono rialzato, perché fallito non è chi cade, ma chi si ostina a non rialzarsi. Queste parole che ho ritrovato vere anche nel racconto di Mencarelli, che in qualche modo rendono vero anche la storia di ciascuno di noi, perché nessuno può dirsi privo di momenti di crisi e privo di cadute nella propria esperienza personale, portano a riscoprire proprio il ruolo dello psichiatra. C'è una figura, un professionista, un medico, come sottolineava anche il professor Clerici, che ha il compito di aiutare la persona malata, sofferente, a rialzarsi, come dicevo, attraverso la farmacologia, ma anche attraverso la relazione, l'ascolto e la propensione appunto a restituire alla persona malata un qualcosa in più, una speranza.
La Fondazione Aspra mi testimonia questa possibilità quotidianamente e in qualche modo mi dà la possibilità di verificare ulteriormente quanto ho potuto apprendere dalle persone incontrate negli OPG, perché anche Aspra ospita persone autori di reato con cui io mi trovo a fare i conti. E, che dire di altro? Il titolo, un breve accenno sul senso del titolo, è nato da un dialogo con l'editore Stefano Raimondi di Mimesis, quando appunto cercando un titolo calzante e pregnante ci siamo in qualche modo ritrovati su questo tema del vedere, della visione, che tra l'altro è un tema molto caro anche a Daniele Mencarelli nel suo bel libro La casa degli sguardi. La visione. Il malato psichiatrico appunto è un intravisto, è sicuramente una persona misteriosa che i familiari, come già abbiamo detto nell'incontro, si trovano a conoscere quotidianamente ma non riescono a comprendere fino in fondo, e anche il medico spesso fa fatica a vedere pienamente, e per questo in qualche modo è nata l'idea di configurarlo come un intravisto, ma al tempo stesso una persona che sa vedere qualcosa in più. Con Stefano Raimondi ripercorrevamo un testo di Maria Zambrano, una poesia che, citando i folli e gli idioti, affermava: sono persone che nella pozzanghera in cui viene riflesso il raggio di sole sanno vedere il sole, quando tutte le persone normalmente vedono solo una pozzanghera. Questa è un po' un'immagine, una metafora che in qualche modo ci fa capire come le persone descritte, raccontate in questo libro, abbiano tutte un valore e sono appunto meritevoli di attenzione, di un ascolto attento, e come anche il professor Borgna, che ha scritto insieme al professor Clerici le due prefazioni, ha notato e in qualche modo mi ha sostenuto nel lavoro di supervisione del testo. Vi ringrazio per la vostra partecipazione, ringrazio il professor Clerici, che è stato mio maestro in questi anni e tuttora lo è nel mio percorso di studi di dottorato, il dottor Pietro Pellegrini, incontrato più recentemente, che stimo molto proprio per la sua conoscenza attenta dei dati sulle REMS, cosa diciamo non facile, non comune, proprio per la difficoltà di raccolta di questo tipo di materiale, e anche l'onorevole Lorenzin, che ho conosciuto questa sera, di cui ho apprezzato l'intensità e la passione per il proprio lavoro e anche per queste tematiche inerenti alla psichiatria. A me non resta che ringraziare, che è l'attività più bella che c'è, e quindi ringrazio soprattutto Jacopo Sant'Ambrogio per il suo bel libro, e mi associo ringraziando il professor Clerici, il dottor Pirola, il professor Pellegrini, l'onorevole Lorenzin e Daniele Mencarelli in contumacia perché aveva un altro appuntamento, e ovviamente Lorenzo Malagola, che è organizzatore dell'evento e quindi ci ha permesso anche tecnicamente di essere qui sotto la casa della Fondazione De Gasperi. Grazie a voi, grazie a tutti. Una buona serata. Grazie a voi, buona serata.